Ciao ragazzi, bentornati su Reparto Corse TV. Abbiamo parlato in tanti video precedenti dei filtri sportivi a pannello o degli airbox in carbonio, dei filtri in cotone, dei filtri sintetici. Anzi, mi piacerebbe sapere cosa preferite tra le due tipologie di filtri a pannello, quelli sintetici che richiedono meno manutenzione o quelli in cotone. Ci sono due scuole di pensiero, magari sarebbe ecco, bello fare un sondaggio di questo tipo. In questo video vorrei parlarvi del filtro reparto corse, un filtro che, ok, sì, porta il nostro nome, però ha motivo di esistere perché siamo andati a migliorare, insomma, con la creazione di questo filtro, degli aspetti che negli altri filtri che noi abbiamo venduto, insomma, negli anni precedenti alla sua creazione e che continuiamo a vendere naturalmente, sono tutti piccoli problemini che abbiamo riscontrato e che siamo andati a risolvere al nostro modo. Siamo convinti di esserci riusciti perché l'interesse del pubblico e le vendite di questo filtro chiaramente ci premiano. Però oggi volevo parlarne più dettagliatamente. Il filtro è questo. Si tratta di un filtro che ha tre punti di forza. E principalmente il primo è la gomma, quindi questa parte qui che è in EPDM, quindi è un tipo di gomma molto più resistente perché abbiamo riscontrato che alcuni modelli di filtro soffrono proprio di bassa resistenza nella guarnizione, nella parte esterna, proprio si sgretola, si rompe e questo chiaramente non va bene perché da lì poi può passare aria non filtrata. Il secondo punto di forza del nostro filtro è sicuramente la parte filtrante. È realizzata in uretano, una fibra sintetica che con il tempo non si deforma, non si spostano le sue maglie, quindi rimane regolare. Può lavorare bene a secco, quindi per tutti coloro che non vogliono utilizzare l'olio per filtri sportivi, con questo tipo di filtro possono non utilizzarlo, possono fare esattamente questa cosa qui, quindi non utilizzare il lubrificante specifico. È un tipo di fibra anche molto facile da pulire, la possiamo, al contrario dei filtri in cotone, soffiare con l'aria compressa quando dobbiamo asciugarla. Il terzo punto a favore di questo filtro è la maglia metallica, ovvero tutto ciò che protegge la parte filtrante, quella verde. Questa maglia metallica, al contrario della maggior parte dei filtri presenti sul mercato, non è in alluminio, ma è in acciaio inox. È molto più resistente, sia proprio fisicamente e sia nel tempo agli agenti atmosferici. Se volete sapere se realizziamo il filtro per la vostra auto, non dovete fare altro che contattarci, noi siamo sempre a disposizione. Questi sono tutti i nostri canali social, YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. E naturalmente trovate tutti i nostri prodotti anche sul nostro sito www.repartocorsestore.it. Continuate a seguirci, al prossimo video. Ciao ciao!